Quando sentiamo la parola cyborg, pensiamo subito ai film di fantascienza e a personaggi come Terminator. In realtà chiunque di noi potrebbe essere un cyborg, cioè voglio dire che la tecnologia moderna è in grado di impiantare dei dispositivi tecnologici all'interno del corpo degli esseri umani. I dispositivi che rendono un essere umano un cyborg possono essere vari, come ad esempio le articolazioni artificiali che consentono all'individuo in questione di compensare ad un handicap o di riutilizzare organi malfunzionanti o danneggiati a causa di incidenti. Questi sistemi tecnologici sono diventati di uso abbastanza comune. Oggigiorno esistono appunto le neuroprotesi che possono essere comandate direttamente dal nostro cervello. Chi è colpito da paralisi grazie a questo sistema è in grado di muovere autonomamente un arto elettronico. Questo è possibile grazie a un chip impiantato nel cervello che consente di attivare gli impulsi nervosi in modo che l'arto robotizzato funzioni, trasformando così il soggetto in un vero e proprio cyborg. Con queste nuove tecnologie la scienza sarebbe persino in grado di realizzare un individuo completamente sintetico, un cyborg in tutto e per tutto. Ma un individuo del genere potremmo ancora chiamarlo essere umano? Esiste addirittura un'associazione, la Cyborg EV, che è costituita da persone disposte a modificare il proprio corpo ed i propri organi non solo per ragioni di salute. Queste persone sarebbero disposte a trasformarsi in veri e propri cyborg con il solo scopo di potenziare il proprio organismo. Il progetto che la Cyborg EV vuole realizzare non è altro che un'ottimizzazione del corpo con l'impianto di attrezzature tecnologiche. L'epoca dei cyborg è cominciata e noi tutti ne stiamo facendo man mano parte. Fino ad oggi però siamo ancora molto lontani da realizzare il primo cyborg interamente in laboratorio, cioè senza l'ausilio di alcun essere umano. Davvero l'umanità andrà verso questo nuovo tipo di impianti tecnologici? Davvero ci trasformeremo in cyborg? Aspetto i vostri commenti e le vostre opinioni. Grazie per l'attenzione, vi saluto e vi rimando al prossimo video.